Oggi liberiamo, sta diventando una consuetudine quella di liberare dei pettirossi. Pettirossi che sono stati presi casomai all'operazione Pettirosso che ormai facciamo da 30 anni, e, o se no vittime di queste tavolette famigerate di colla, dove la gente ha ancora questa bruttissima abitudine di metterle fuori nei giardini contro i topi. Però invece ci va tutto tranne che i topi. E insomma, adesso stanno tutti bene, siamo contenti di fare questa liberazione insieme alla gente, perché noi siamo sostenuti dalla gente e non avrebbe assolutamente senso farlo fra di noi senza invitare chi ci sostiene. Abbiamo portato giù una cosa speciale per il pettirosso che lo merita, e allora questo è un regalo che facciamo noi del Trentino, il vin brulè tipico nostro, vino riscaldato. Qua facciamo i trucca bambini, perché così li facciamo da pettirosso un pochino, che è più carino, così insomma diciamo che gli uccellini si spaventano meno se vedono dei pettirossi in giro più che degli uomini, vero? Facciamo un po' di intrattenimento per i bambini, che sono la fonte principale per cambiare un po' la mentalità verso l'ambiente. Se non insegniamo ai bambini, a chi dobbiamo insegnare? L'arma dei carabinieri oggi, il corpo forestale prima, hanno cominciato questo viaggio col pettirosso, come con altri centri di recupero in tutta la regione. Oggi è una giornata importante, soprattutto perché a questa attività partecipano i bambini, che sono il futuro, e quindi l'attività che si fa oggi è cioè quella di ridare a questi piccoli animali la cosa più importante, che è per loro come per noi la libertà. Tutto qua.